grandi responsabilità, ovvero perché alle 2 di notte devo assolutamente finire di salvare il mondo. Non gioco a giochi di macchine o di simulazione e raramente mi sollazzo con casual games che richiedono meno di 40 minuti minimo per iniziare a divertirsi. Allo stesso modo non gioco in multiplayer, ad eccezione di quel tipo di multiplayer per cui uno ha in mano il controller e i suoi amici guardano lo schermo e gli urlano «Attento! Girati! Girati!» come facevamo da piccoli. Quando gioco devo sentirmi come Kenshiro che da solo deve attraversare un continente e salvare, o uccidere, dipende dal gioco, tutti quelli che si trovano sul suo percorso. Non importa che siano giochi di ruolo, action, platform o strategici, io sono sempre il solo che possa fare la differenza ed è mio dovere raddrizzare più torti possibile prima di salvare e uscire dal gioco. È una grave sindrome a metà tra la Croce Rossina e il supereroe, probabilmente dovuta allo zio Ben, e alla grande quantità di fumetti che leggo, che mi porta a trasformare una veloce partita in una maratona notturna di 3 ore, alla fine della quale non sono sicuro di avere già premuto il tasto salva perché mi sto praticamente addormentando col controller in mano. Detta così, potrebbe sembrare semplice immedesimarsi in un supereroe che deve salvare New York, Arkham o il mondo intero, ma purtroppo, come succede per i film, anche i videogiochi presi dai fumetti, che non facciano sembrare Candy Crush Saga una pietra miliare, si contano sulla punta delle dita di una mano, e per la maggior parte c'è di mezzo l'uomo ragno. Ma partiamo dall'inizio, il primo videogioco di supereroi di cui io ricordi di aver mai giocato si chiamava Amazing Spider-Man ed era stato pubblicato nel 1990 dalla ODE per Amiga, PC e Commodore 64. Avevo 6 anni e già mi facevo leggere da mio padre i fumetti dell'Uomo Ragno. Non ho mai saputo quale storia ci fosse dietro, sapevo solo che un uomo con la boccia dei pesci rossi in testa, cioè Misterio, aveva rapito una ragazza coi capelli rossi, cioè Mary Jane Watson, e io dovevo risalire tutto il grattacielo dall'interno, cosa poco comprensibile per un supereroe che si faceva chiamare Arrampicamuri. La cosa più bella del gioco era vedere lo scheletro dell'Uomo Ragno comparire sotto al suo costume man mano che la barra della vita scendeva, e scendeva molto velocemente, perché non c'era modo di picchiare i propri nemici, li si poteva solo evitare sperando che la ragnatela funzionasse. La maggior parte delle volte si finiva sdraiati per terra con qualche robot che ti calpestava a morte. Nonostante io non sia mai riuscito a salvare Mary Jane, ci ho provato tutti i giorni 3 o 4 volte al giorno, per anni, fino a quando non persi il dischetto. Nel 1994 esce il primo gioco della storia direttamente basato su un fumetto e non semplicemente ispirato a un supereroe. Era Spider-Man and Venom Maximum Carnage, un picchiaduro a scorrimento per Super Nintendo di cui sapevo la storia a memoria dopo averla letta e riletta, nonostante a 10 anni leggere le storie di Venom e Carnage non fosse il massimo probabilmente. Un'epica storia sul bene e il male, la cui soluzione al male più grande, Carnage, è il male minore, Venom. Il gioco in realtà era un picchiaduro abbastanza ripetitivo, ma la possibilità di essere per una volta il cattivo della situazione e allo stesso tempo essere l'eroe mi ha fatto giocare e rigiocare a Maximum Carnage fino alla nausea. Per fortuna ne uscii con l'arrivo di Marvel Super Heroes, pubblicato da Capcom nel 1995 e piombato nella sala giochi dietro casa. Ovviamente c'era l'Uomo Ragno come personaggio giocabile e ho finito e rifinito questo e il successivo Marvel vs. Capcom decine di volte, facendo affidamento sulla ragnatela e sulla velocità. Sfortunatamente, da lì in poi la strada è stata una ripida discesa di scarsi videogiochi come Catwoman, Aquaman Battle for Atlantis o il terribile Fantastic Four del 1997, fino a un paio d'anni fa, quando mi capitò tra le mani Spider-Man Shattered Dimensions. Ero di nuovo l'Uomo Ragno, l'eroe di New York, di nuovo contro Misterio e per una volta pensavo di avere tutto il tempo del mondo. Niente scheletri sotto al costume, niente gettoni da dover spendere, 16 livelli divisi tra 4 versioni dell'Uomo Ragno. La più classica di tutte con la voce di Neil Patrick Harris, la Ultimate con il simbolo di Venom, la Noir copiata chiaramente da Batman Arkham Asylum uscito solo un anno prima e la versione 2099 con le sue strade al neon e i voli in caduta libera dai grattacieli. La prima volta che l'ho portato a casa ho messo il disco nell'Xbox solo per assicurarmi che non fosse rovinato, come faccio con tutti i giochi. Ho giocato per 2 ore. Ero tornato il bambino di 6 anni che vuole salvare il mondo senza salvare e senza inserire altri gettoni. Così, tutto d'un fiato, perché non posso permettermi di prendere un attimo di pausa. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Quello che avete ascoltato era Continue, la mia vita in videogame. Io sono Claudio Serena e questo è un podcast prodotto da QWERTY, il miglior network di podcast italiani. Potete scrivermi a @oneye01 o a @QWERTYcast usando l'hashtag Continue su Twitter. Trovate tutti gli episodi su QWERTY.it dove potete anche associarvi al nostro network per aiutarci a produrre sempre nuovi podcast o potete fare una donazione usando il tasto apposito che trovate nella sidebar del sito. Trovate tutti gli episodi anche su iTunes dove vi invito a lasciare una recensione e un voto a 5 stelle. I vostri voti sono il miglior strumento per aiutare altri a trovare i nostri podcast.
La musica che sentite in sottofondo è All For Me Ness di Ozzed.